Il Dogo o il Corso, poi ho deciso l'Amsterdam, un po' più piccolino. Ma lei chi? Non lo so. Che cane è per lei? No, è mio, però lo tiene su. Ma lo tiene? Sempre? Due giorni, la lunedì e martedì, poi lo porta su. Sta su a San Martino, sta su. E tu lo tieni a casa da te o da tua mamma? Quando è giù sta in casa, perché è ancora piccolo, ma dopo c'è un posto un po' di là, tanto ha già gli altri. A chi sgappa? Ma lui non so cosa diventerà. Guardi. Lui? Ah, beh, ma se lo vede sempre dopo, sai. Da piccoli sono tutti così. È che c'è la femmina recinto un po' di lui, no? Loro due basta. E grande vedere. Anche perché lui sarà tanto. Di fronte ad Argo che ha un pezzo di pane che si fa sottomettere lui, lui ha un indole un po' e comunque l'altro tanto geloso della femmina, se loro si mangiano bene. Vai Ade, le orecchie. Si è stronzo anche con un tos, perché dicevo o Dogo, Corso o Amstaff, dato che lo tiene lei era meglio l'Amstaff, un po' più piccolino, insomma. Il Dogo, hai guardato la dimensione, non l'indole del no, ho guardato che lei dopo non si attacca dietro, cioè, se un Dogo un po' si attacca a correre a tirare gli va dietro, già sti qua vengono su che tirano, si tirano, sì, l'Amstaff non è la meno. No, ma erano le tre razze, sono le tre razze.